grande Filippo Ganna è ancora campione del mondo dell'inseguimento, secondo titolo per il vignonese dopo Londra 2016 ai mondiali di Apeldoorn. Batte il portoghese Ivo Oliveira in una finale spettacolare. Adesso nemmeno il tempo di festeggiare, subito una nuova avventura, la Tirreno Adriatico, che parte in settimana. Per Ganna anche le congratulazioni del comitato provinciale VCO della FICI. Tutti assolti gli imputati al termine del processo d'appello per un'operazione del 2004 della Polizia Stradale di Romagnano Sesia, Giulio Cesare Colombara e Giuliana Fomia, entrambi difesi dell'avvocato Cristian Ferretti, dovevano rispondere di associazione delinquere finalizzata al riciclaggio di auto di lusso e riciclaggio. Sono stati assolti con formula piena per 4 dei 5 casi di riciclaggio, mentre uno di essi è stato riqualificato in ricettazione, caduto nel frattempo in prescrizione. Assolti anche per il reato di ricettazione Giovanni Aldi, difeso dall'avvocato Gabriele Picelli, e Francesco Cardillo con l'avvocato Gianclaudio Bruzzone. Oltre 400.000 gli elettori chiamati alle urne nelle due province di Novara e VCO domani, domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, con un nuovo sistema elettorale e con un'altra novità che riguarda il tagliando antifrode. Gli scrutini inizieranno subito dopo la chiusura delle urne. Ogni elettore dovrà recarsi al seggio di competenza con tessera elettorale, carta d'identità, patente o passaporto. Sulla tessera elettorale è indicato il seggio a cui si è iscritti e la sua ubicazione. Giornata della trasparenza per il CIS dell'Ossola. Nell'assemblea il direttore Mauro Ferrari ha spiegato le finalità dell'iniziativa e illustrato agli amministratori dati e obiettivi. Tabelle che illustrano come il CIS Ossola spenda in assistenza per ognuno dei 61.313 abitanti del territorio la cifra di 115,64 euro. Una foto per l'Ossola e concorso fotografico promosso dall'Ossola Shopping Center in collaborazione con VCO Azzurra TV e i parchi Valgrande e aree protette dell'Ossola. Il tema è la natura dell'Ossola. Possono partecipare fotografi professionisti e amatoriali. Ogni concorrente potrà inviare via mail sino a un massimo di 4 scatti entro il 10 marzo. Le foto saranno esposte e votate dal pubblico. Le due più gettonate diventeranno gigantografie da esporre all'esterno del centro commerciale. Il regolamento completo su www.tuttonotizie.info.